Salve seguaci di Access di Animus e bentrovati con noi. Oggi abbiamo con noi Maurizio Merruzzo, doppiatore di Jacob Fry per Assassin's Creed Syndicate. Maurizio, iniziamo subito con le domande. Allora, parlando di Assassin's Creed, per i fan che magari non lo sanno, tu hai doppiato più di un personaggio oltre a Jacob. È conosciuto sicuramente Daniel Cross. Ce n'è qualcun altro, magari anche minore, che ricordi? No, io sono stato chiamato solo per questi due ruoli in Assassin's Creed. Prima per, appunto, per Daniel Cross nel 3 e adesso Jacob Fry nel Syndicate. Perfetto. Riguardo al doppiaggio di Daniel Cross, molto spesso capita che alcune battute vengano tagliate in fase finale di realizzazione. Ti è capitato di ricordarne qualcuna che magari... Tanto muoiono dietro. Esattamente. Te ne ricordi qualcuna magari tagliata dal prodotto che ti rammarica di non aver più sentito nel lavoro finale? Ma io so che è stato tagliato il monologo della morte di Jacob, Daniel. Del Syndicate, non ho idea perché non l'ho ancora finito, ci sto giocando, quindi non so se hanno saltato qualcosa. Però di Daniel Cross sì, è stato saltato il monologo della morte, che poi ho ritrovato su YouTube grazie a dei ragazzi che l'hanno caricato e mi è spiaciuto. Bravi! In realtà siamo stati noi. Appunto, l'ho detto apposta. Grazie, e meno male, grazie a voi che l'ho potuto recuperare perché ero curioso di sentirlo. Parlando invece di Syndicate, riguardo all'interpretazione di Jacob, c'è qualche parte nel lavoro che ti è piaciuto di più rispetto ad altro? No, ci sono degli aspetti di Jacob che trovi simili ai tuoi o che ti sono particolarmente interessati e piaciuti? Beh sì, mi è piaciuto tantissimo per il semplice fatto che sono io, cioè sono dovuto stare molto naturale per fare Jacob. Anche caratterialmente non ci distanziamo molto, quindi mi sono ispirato a me stesso. Ah beh, è stato piuttosto semplice, insomma. Sì, abbastanza, come coglionaggine siamo lì. E riguardo al tipo di battute e alle frasi doppiate, ce n'è qualcuno in particolare che ti ha colpito e che ricordi con piacere? Allora, c'è una battuta che si vede anche nel trailer di Assassin's Creed Syndicate, che è, per me è come io e Jacob siamo la stessa persona. Quando lui deve entrare in un posto e la guardia gli fa: armi? Nah, ho già le mie. Cioè, già quella per me è Jacob, è quella frase che ci unisce. In effetti è quella forse più rappresentativa, direi. Sì, assolutamente. Senti, riguardo all'ambientazione di Assassin's Creed e all'epoca vittoriana, ti è piaciuta questa qua o c'è un'epoca particolare che hai apprezzato di più delle precedenti o che magari vorresti poter vedere in futuri prodotti della Ubisoft? Beh, ovviamente io sono innamorato della Firenze del secondo Assassin's Creed perché è riprodotta fedelmente. Non mi dispiace affatto questa Londra vittoriana. Poi ho visto che ne stanno uscendo molti di Assassin's Creed, però non so, sono curioso. Dove, non lo so, cosa ci manca? Ce l'abbiamo il Giappone, i ninja? Allora, sì, il Giappone ce l'abbiamo, anche se non contestualizzato nei videogiochi. Abbiamo Cina. Ti dirò, personalmente, per quelli del gruppo di Access, di Animus, noi aspettiamo di poter vedere la Seconda Guerra Mondiale. Non sarebbe male, non sarebbe male. Seconda Guerra Mondiale, o la prima, che ne so. Assassinare Hitler. Ragazzi, Seconda Guerra Mondiale, cerchiamo di farlo capire a tutti quanti, ok? E in ultimo, riguardo ai personaggi doppiati e ai personaggi apparsi nella saga, ce n'è uno che ti rammarica di aver potuto doppiare o che avresti voluto doppiare? Guarda, sono talmente contento di doppiare Jacob che sono contentissimo così, va benissimo così. Mi sarebbe rammaricato non doppiare Jacob. Ecco, perfetto, quindi tutti gli altri, ora che è uscito Jacob... Non basta. A posto così. A posto così. Perfetto, Maurizio, senti, io ti ringrazio. Ma grazie a voi ragazzi, sempre grazie. Grazie sempre per la gentilezza. Ci mancherebbe. Per la partecipazione e... un saluto al prossimo doppiaggio, probabilmente. Ciao ragazzi, in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima.